Noi lo scorso anno abbiamo subito un attacco da più persone e abbiamo fatto una denuncia contro ignoti. So che la Polizia Postale e anche CNAIPIC stanno lavorando tuttora a queste indagini. Ho avuto notizie in realtà dalla stampa un'identificazione di una persona e son contento che queste indagini stiano procedendo. Ovviamente non è nostra intenzione attaccare persone che abbiano fatto cose senza dolo, ma su questo io non ho informazioni per decidere o per capire ad oggi questa cosa. Nello specifico Rousseau, il garante della privacy, che a dicembre ci ha fatto capire che i voti possono essere ricondotti a chi li ha espressi. Sicuramente il tema che sollevava è un tema legato alla sicurezza che è stato introdotto lo scorso agosto. Quello a cui si riferiva era l'utilizzo del numero di cellulare per accedere a Rousseau. Il numero di cellulare oggi è essenziale per poter accedere a Rousseau e anche per quindi votare e quindi c'è questa potenzialità che è stata identificata dal garante. In realtà noi stiamo già lavorando su un sistema di voto che si baserà sulla blockchain che supererà anche questa potenziale eventualità che ha identificato il garante. Però la maggior parte delle richieste e dei consigli ottenuti dal garante sono state ottemperate o comunque verranno ottemperate a breve. Le parlamentari, 40.000 votanti debbano necessariamente aumentare. Sicuramente il nostro obiettivo è di estendere più possibile la partecipazione su Rousseau e su questo ci siamo anche dati degli obiettivi per il 2019. Avendo adesso completato la piattaforma, almeno nella sua prima versione progettata, il nostro obiettivo è sicuramente estendere e fare in modo che più persone possibile possano partecipare al Rousseau. Quindi questo è sicuramente il nostro obiettivo. Quando lei mi dice sono pochi, sono tanti, sicuramente vorrei fossero di più, ma sicuramente sono molti di più dei 3-4 forse che hanno deciso le liste degli altri partiti, quindi mi sembra che sia molto più rappresentativo e partecipato il Movimento 5 Stelle che qualunque altra formazione politica in Italia. Il bilancio è pubblicato ovviamente per l'anno 2016 ed è disponibile online con un rendiconto. Ora, se vuole un rendiconto ancora più dettagliato, magari potremmo anche farlo più dettagliato, ma comunque c'è un bilancio pubblico dell'associazione che è stato pubblicato online e tra l'altro è stato anche inviato al Parlamento con tutti gli allegati del caso, nonostante non fossimo tenuti a farlo. Questo non mi risulta sia fatto da nessun'altra associazione, fondazione o altro supporto che hanno altri partiti, per cui penso che questo sia una dimostrazione di quanto siamo trasparenti sulla gestione anche di Rousseau. Per il 2017, appena chiuderemo i conti, compatibilmente probabilmente nelle prossime settimane o mesi, pubblicheremo anche per il 2017. Lei ha un ruolo in Rousseau e un ruolo nella Casaleggio Associati. Secondo lei c'è un problema, se non di conflitto di interessi, quantomeno di opportunità? Ma io ho un ruolo in Casaleggio Associati in quanto ci lavoro. Ho un ruolo in Rousseau in quanto presto la mia attività come volontario, nel senso che non ottengo alcuna retribuzione per fare questa attività e cerco di dare il mio supporto con le mie competenze su Rousseau, per cui veramente non vedo dove ci sia questo conflitto.